scusami, bellissimo, professor, bellissimo. Che stavi dicendo? Che pezzo ti piaceva? No, un pezzo che voi non potete conoscere. Una roba da... A me, me l'hanno presentato, chi te l'ha, diciamo, detto? Da... Almeno ci vuole almeno la quinta elementare, diciamo, per conoscere. Allora, scusa, sono fermato alla terza. Non volli... Com'era la storia? Non volli studiare, volli imparare un mestiere. Ecco, e quindi? E quindi parliamo di un pezzo dei Blind Faith, una formazione che in un momento particolarmente fortunato ha visto Steve Winwood e tanti altri grandi, diciamo, della... del British Sound. Un altro musicologo del gruppo? Dove è finito? Riccardo! È sparito Riccardo. Tu cosa stai preparando? Acque Annas. Prego, scusi. Dato che noi siamo mondiali, ci seguono anche da Caivano, da Roccarainola, da Mondragone. Cos'è l'Annas? L'Anice, scusa. Ah, scusa. Ma io so che questo Anice però non è campano. È siculo. Ha un nome? Tutone. Ah, Tutone. Quindi vogliamo fare uno spot per i fratelli Tutone, certo, che ci sponsorizzano la ubriachezza? Ci mandassero una cassetta di questo Tutone. Fratelli Tutone! Che gli diremmo ai fratelli Tutone? Siete Tutone con la natura. Ecco, era meglio che non glielo chiedevo. Chiediamo. Passo? Ok. Io so che tu volevi fare un pezzo con Pino Daniele. Io sì, voglio fare un pezzo con Pino Daniele. Grazie. Professor, Pino Daniele, oggi, secondo te, è parabola ascendente o discendente? Come dire... Pino Daniele... Pino Daniele, se fosse... Però io so una cosa di Pino Daniele, aspetta. Io so che tu volevi fare un pezzo con Pino Daniele. Io voglio fare un pezzo con Pino Daniele. Grazie. E quindi... E quindi, mi ricordo questo, quando ero ragazzo, più di... Cioè, quanti anni fa, scusami? 20-25 anni fa. Giovanotto. Diciamo che Pino Daniele comunque era uno, cioè, per i ragazzi in campagna del maschio, cioè come dire, era... Bob Dylan americano. Assimilabile a Che Guevara, a icone storiche importantissime. Il problema mio qual era? Che purtroppo rispetto ai miei amici delle scuole medie, e io George Benson me le sentivo queste altre, quindi non mi emozionava più di tanto, perché meno male avevo i riferimenti. Una cultura musicale già più ampia. E quindi non me, l'ho sempre rispettato, però fino a un certo punto. Senti, nei tuoi momenti giovanili, oltre alla cultura musicale e ai famosi brufoli, poi tu, ma ti toccavi? Certamente, ma anche oggi, voglio dire. Ah, anche oggi ti tocca? Certamente. Bene. Che fai? Secondo te toccarsi fa bene? Ma toccarsi dove? No, in generale, toccarsi. Per esempio uno c'ha il brufoletto, si tocca. Guarda, toccarsi fa benissimo, nel senso di reciprocità. Cioè toccarsi... Ti tocca a te, tu tocchi a me. Scambiarsi energie, in questo senso toccarsi fa bene. Toccarsi fa bene, ho capito. Toccarsi fa bene? Anche secondo Raffaele la prostata. Ah sì? Sì, diceva, secondo Vangemo. Vangemo? Che toccarsi fa bene. Ma tu ti tocchi? Regolarmente. Bravo, 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 perché toglie l'acne. Io so che mentre ti toccavi tu volevi fare una cosa. Ma come si fa un pezzo con Pino Daniele? Ecco, ce lo domandiamo. Questo lo voglio chiedere a te. Allora, un attimo di attenzione. Secondo me il Daniele non va bene perché è del sud. Eh sì, io sono non solo, allora, figlio di siciliani e vivo in Campania. E allora le dico che deve andare anche lei a prenderla in quel posto insieme a Daniele e tutti quelli del sud. Non basta cagare, devo andare. Ma lei è leghista? No, io non sono leghista. Lei fa le leghe? Non sono leghista. Lega la faccia da lega. Sono italiano. Ah, scusi. Secondo te lui ha la faccia da lega? Secondo me sì, io di leghe me ne faccio tante, quindi ne capisco. Ma tu sei quello che leggeva 20.000 leghe sotto i mari? E quello che faceva 20.000 leghe sotto i mari. Adesso sei emerso? È perché non posso più andare al mare, mi devo accontentare della pianura e della montagna. Ho capito. Il Tutone è pronto? Sa. Vogliamo bere un attimo il Tutone, facciamo un break tutonico? Sì? Ok. Professore, io cercavo Riccardo, ma Riccardo è sparito. Gli volevo chiedere i benefici e le caratteristiche organolettiche. Riccardo! Pronto? Come sei? hanno chiamato, dice che Riccardo... Eccolo qua. Volevo chiedere le caratteristiche organolettiche dell'anice stellato che stiamo per bere. Ciao mamma! Ciao!
Mi scusi? Anice stellato, tutone, preparato in Sicilia. Secondo lei, le caratteristiche? È una potenza stellare, perciò si chiama stellato, perché... Ah. Una potenza siderale. Siderale, lo fanno a Siderno anche. Ah sì, non lo sapevo. Io pensavo, è stellare, lo fanno con l'anice stellare. Io so che facevo una cosa, scusa, sederale. Sederale è una questione di retrospettive che, volendo lubrificare l'argomento, potrebbe approfondirsi. Ma io so che per fare un pezzo con Pino Daniele nella vita ci vuole sederale. Ma cioè veramente, come posso fare un pezzo con Pino? Aspetta, questo lo chiede Riccardo. Riccardo, come si può fare un pezzo con Pino Daniele? Si prende Pino Daniele. Sì. Uno o due? Preferibilmente due Pini Danieli. Uno ve lo cantate. Uno ve lo cantate. È tipo, no, uno che proprio meglio quello di, cioè quello antico per cantare. Quello di oggi no, si può usare nell'altro modo, ecco. Ah, ho capito. Uè, ma fatelo a pezzi Pino Daniele, dai. Senti, ma tu che vuoi, Iva Zanicchi o Nella Vanoni? Cosa vuole lei? Lei cosa vuole? Dica. Uno del mio posto che si chiama Gigi Finizio. Ah, perché Gigi Finizio è settentrionale. Ma come no? Come Adriano Celentano. Come no? È di Napoli Nord. Ah, scusateci, questioni tangenziali. Intanto servono il tutone, Riccardo. Ma tu, il fatto dell'anice, noi abbiamo chiesto prima che c'è gente che si tocca. È digestivo. Lei si tocca? È digestivo. Sì, no, io voglio sapere, lei si tocca? Mi dicono che sono maligno, grazie. Mi fanno troppo buono, grazie. Delle domande imbarazzanti. Lei si tocca o non si tocca? E quando sto là là per rispondere, mi tolgono il microfono, non posso dire sì, mi tocco tantissimo, però non ho mai il microfono. E poi è vero che quando ci si tocca si abbassa la vista? No, non è vero, no. Perché dovrebbe essere... non so. Professor Aia! Professore, io quello tengo. Professore, a lei l'anice piace? Ma parliamo di cose serie, insomma. L'anice a lei piace? Mi risponda. Certo, certo. In che posto? Penso, qui al Bodeghero, per esempio. Certo. No, dico, ecco, non prendiamo. Via Orale, diciamo. Ah, Via Orale. Okay. Via Orale vicino via? Via... Piazza? Via dei Coglioni, diciamo. Via dei Coglioni. Io, dopo, grazie. Scusami, abbiamo Tony. Tony. Parliamo di cose serie. Tony, Tony, riflettiamo un po' del... Ghiro all'anice. Mi è piaciuto, eh. Lasciami il numero, Sciaccone. Mettici tu la buona parola. Signor Tutone, me ne offro. Ma il tutone mette d'accordo meridionali e settentrionali. Lei beve una bevanda sicula? Eh sì, perché l'alcol unisce. Ah, ok. Da nord a sud. Da Finizio a? L'alcol unisce o ubriaca? Pulisce. L'alcol lubrifica. Lubrifica cosa? Le signorine che non sono molto sciolte. Cioè, in che senso, scusi? Perché noi nel senso che prendete due signorine. Due? Una ve la parlate. Parliamo. Sì. Ciao, come stai? Io mi chiamo Tony. L'altra ve lo ubriacate. E io, ciao, sempre sono secondo Tony. Secondo voi? Sì. Chi vi chiamate? Ah, ecco. Secondo lei, con l'assioma... con l'assioma, sto parlando... Signore? Mi scusi. Tony dice che pigliate due signorine. Una le parlate, una la chiavate. Facendola bere. Ah, ecco. Lei è favorevole a questa ubriachezza propedeutica? Preferisco la sobrietà. Sì? Sì. Ma secondo lei una donna sobria con lei ci viene? Dipende dal grado di parentela che ha con lei, buon uomo. Non mettiamo i parenti in mezzo. Anche perché io so che se tu hai un parente importante, si può fare il pezzo con Pino Daniele se hai un parente importante? Sì, questo l'abbiamo capito. E poi tu hai un grande desiderio. Fare un pezzo con... Troppo bello. E se io volessi fare un pezzo con Tony D'Alessio, che pezzo faremmo? Ma un controfiletto di sicuro, macerato per bene. Ma il controfiletto per eccellenza qual è? È la pucchiacca. Ciao, ciao.